Di summa, di summa. Vuoi dire qualcosa tu? Allora, io... solo due parole su di me, mi chiamo Luca, ho una formazione umanistica di base, laurea in lettere, poi nata la passione per il web, quindi ho fatto un master al Politecnico di Torino, rivolto però a umanisti, quindi non un master di informatica, ma informatica diciamo per umanisti, quindi user experience, usabilità del web e così via. E poi ho cominciato a lavorare prima in azienda, adesso lavoro come libero professionista dal 2005 e faccio appunto architettura dell'informazione. Se fino a qualche anno fa il mio lavoro era prevalentemente o quasi esclusivamente legato al web, oggi è meno ancora diciamo in larga misura legato al web, ma comincia ad avere anche applicazioni fuori dal web, cioè ai luoghi, al mondo fisico. Ed è, o meglio, le due cose si stanno congiungendo, che è l'argomento della discussione che facciamo oggi e del lavoro che poi voi farete. Quindi, dicevo prima con alcuni di voi, il web è certamente ancora lo schermo, che sia del computer, del telefonino più o meno grande, ma oggi è anche tante altre cose che uno schermo non ce l'hanno, quindi dove il computer diventa invisibile, si fonde con gli oggetti o con i luoghi e abilita qualcosa che però non è direttamente visibile, quindi diciamo l'interfaccia è meno visibile. Non so se avete letto o in qualche corso leggete qualcosa di Donald Norman, forse La caffettiera del masochista sì, ma c'è un altro libro molto famoso di Norman che è Il computer invisibile. Lui dice la migliore interfaccia è quella che non si vede, e in effetti sta avvenendo questo, il computer sparisce, non lo vedo più però c'è. Allora l'idea è che cosa posso fare mescolando atomi e bit da un punto di vista dell'esperienza delle persone, cioè come posso migliorare l'esperienza, l'interazione tra le persone e i luoghi, tra le persone fra di loro, tra le persone e l'informazione, usando questo cocktail, mescolando insieme atomi e bit, ammesso che questa distinzione abbia ancora un senso. C'era la copertina che oltre al titolo volevo mostrarvela perché dovrebbe esservi forse familiare, visto che ho rapinato qualcosa che vi appartiene. Vabbè, il titolo comunque è Luoghi come architettura dell'informazione, quindi si può pensare in termini di architettura dell'informazione anche per i luoghi e palinsesti, perché sapete il palinsesto è una, in origine una tavola che veniva di cera, veniva scritta, cancellata e riscritta più volte, quindi l'idea è quella dei luoghi come testi, come delle tavole su cui si deposita qualcosa e vedremo in che senso. Ecco, penso che la mappa che sta dietro, insomma, in copertina la conosciate, o no? Sì, perché è un progetto dell'ISIA. Allora, sì, andiamo avanti. Io pensavo di cominciare con una canzone, cioè un videoclip di una canzone, quindi possiamo mandare quel video
Rajuela. E poi vediamo perché. Siamo, cominciamo con qualcosa un po'. Rajuela, capítulo 7. Miras de cerca, meditas, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo, cinco, seis, paraíso, infierno, siete, ocho, nueve, diez, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo, cinco, seis, paraíso, motivo per cui metto sempre dove posso ce la metto questa canzone perché mi piace molto, però al di là di questo vorrei utilizzarla un po' come metafora. Rajuela è il termine spagnolo per gioco della campana in italiano, so se qualcuno è un fan dei Gotham Project o li ascolta. Io fino a 3 anni fa, 2 o 3 anni fa non li conoscevo, poi è presa questa passione fortissima, ma allora, sicuramente vedere questi due ragazzini che ballano il tango è un'esperienza, devo dire, insomma, perlomeno per me, vedere due persone comunque che ballano il tango credo che sia un'esperienza, ma questa canzone è anche un gioco estremamente sofisticato di citazioni, perché non so se qualcuno, qualcuna ne ha individuata. Cioè se Rajuela vi fa venire in mente campana, a volte tradotto in italiano con gioco del mondo, vi fa venire in mente qualcos'altro che magari avete letto. Forse ho spento il microfono. No, ecco. Il libro di Cortázar, Julio Cortázar, che ha scritto appunto un libro tradotto in italiano con Il gioco del mondo,
il titolo originale è appunto Rajuela, e che è uno degli esperimenti, forse dopo l'Ulisse di Joyce, è un po' considerato la variante latinoamericana dell'Ulisse di Joyce. È un libro che non ha un andamento lineare, con più storie che si intersecano fra loro. E tra l'altro Cortázar si sente in questo video leggere alcuni passi del libro, la voce che sentite in alcuni momenti, non il ritornello dei bambini, ma la voce maschile che si sente è quella appunto di Cortázar, che legge alcune parti di questo libro, tra l'altro molto bello. Il ritornello dice 1, 2, 3, cielo, terra, 4, 5, 6, eccetera, paradiso, inferno, hai che saber moverlo, los pies, il mio spagnolo è tremendo, però me l'hanno fatto spiegare, devi saper muovere i piedi, nella vita o nel gioco della campana, un giorno potrai scegliere da che parte saltare o da che lato andare. Questo è i bambini, tra l'altro, sono i figli le figlie, anzi, dei tre componenti dei Gotham Project, che è un gruppo di base a Parigi, ma che in realtà misto, che riprende il tango argentino mescolandolo con altri generi, no? Anche c'è un po' di techno, disco music e altre cose, quindi contaminano. E dicevo le citazioni perché, oltre che essere il libro di Cortázar, Rajuela, questo libro è ambientato a Parigi, e il protagonista è un argentino che è trapiantato a Parigi, e lo stesso Cortázar ha vissuto prevalentemente a Parigi, e questo è un gruppo in cui c'è anche un argentino che però vive a Parigi, che ha fatto, quindi loro riprendono il tango argentino, cantano in spagnolo e così via. Quindi c'è un complesso gioco di rimandi. Perché il gioco della campana, potremmo dire il gioco dell'oca, è, ve lo dico più avanti, forse vi sarà chiaro, spero, andando avanti. Quindi adesso proseguiamo e lo lasciamo così. Questa è sempre una citazione che ho ripreso dal blog del progetto Urbino Walk in Progress di Luigi Farrauto, che dice che c'è una analogia molto forte tra la mappa e il racconto. Però, come si dice, la mappa non è il territorio, e la mappa è l'esperienza o la rappresentazione che io mi faccio di un territorio, di un luogo. Quindi ecco perché c'è un'analogia molto forte tra racconto e mappa. Quindi è come dire che la mappa è molto legata all'esperienza. Quello spazio che è il luogo. E, di nuovo, sul concetto di luoghi, in questo caso di città come architettura dell'informazione, c'è questo saggio molto famoso di Coward e Salingaros, che dice che una città è fondamentalmente, prima ancora che un luogo dove uno spazio dove circolano le informazioni, è soprattutto un ambiente che elabora informazioni, cioè che le processa. E tanto che, andando avanti, loro lo paragonano a un essere, un organismo vivente. Che se diciamo, ecco, una città funziona più come meno come un computer, no? E più come come il cervello umano, quindi come un organismo umano che appunto elabora informazioni, e sulla base di queste informazioni che elabora, diciamo, reagisce un po' come un organismo, si adatta e reagisce di conseguenza. E qui ho ripreso di nuovo la campana, e c'è quest'altra citazione di Sterling, che è un romanziere, ma che ha scritto qualche anno fa, un autore di fantascienza, per lo più noto come autore di fantascienza, fin tanto che non ha scritto diversi anni fa, nel 2005 mi sembra uscito un suo libro, che è Shaping Things in inglese, in italiano tradotto come La forma del futuro,
in cui parla dell'internet degli oggetti e che cosa questa internet distribuita nei luoghi può creare. E lui dice che noi siamo entità legate al tempo, che siamo processi quindi e non tanto oggetti, e parla di questi miliardi e miliardi di traiettorie catalogabili, tracciabili, ricercabili, che sono rappresentate dalle nostre interazioni con gli oggetti e con i luoghi. È come se un'immagine che lui usa, come se ciascuno di noi, le nostre azioni, i transiti che facciamo per esempio in questo luogo all'interno di Urbino, potessero lasciare una scia, come le scie dei fari di notte, e potessero in qualche modo essere recuperate, tracciate, recuperate e rese accessibili. Chiaramente questo con tutti i problemi, appunto parlavamo prima di quello che sta accadendo, no, negli Stati Uniti, con tutti i problemi che la tracciabilità comporta. Però insomma a me piace soprattutto ragionare quindi anche sull'aspetto problematico, ma vedo soprattutto quello che di positivo può schiudere questo aspetto. E quindi che c'entra tutto in tutto questo l'architettura dell'informazione? Appunto il suo ruolo è quello di rendere prima di tutto in qualche modo salvare queste storie, ma soprattutto modellarle per farne qualcosa che migliori la nostra esperienza o user experience, UX, penso che la conoscete, no, la sigla. Volevo dire un'altra cosa, ma me la sono persa, vediamo se... proseguiamo, poi magari se mi torna in mente... Allora, volevo dire che l'autore di questo libro che vedete, Smart Things, Oggetti Intelligenti, Kuniawski, è un designer americano piuttosto famoso, parla dell'informazione come materiale grezzo. Lui dice, appunto, come architettura dell'informazione, come per l'architetto ci sono i materiali, i mattoni, per l'architetto dell'informazione l'informazione è come un materiale grezzo che può essere utilizzato, quindi raffinato, per creare qualcosa, delle costruzioni di senso. E questa è un'altra, O'Reilly, il fondatore della casa editrice omonima, che riassume un concetto che è quello centrale di questa discussione, che è quello di ombra dell'informazione, o information shadow. Dice Kuniawski che tanto più il nostro mondo si popola di oggetti che hanno con sé dei sensori e che quindi sono capaci di ricevere informazioni, elaborarle e rispedirle ad altri dispositivi sulla nuvola, sul web, tanto più possono essere estratti da questi flussi di dati delle informazioni significative, possono essere estratti qualcosa appunto per costruire esperienze più ricche, migliori, o per creare qualcosa che altrimenti non potrei proprio fare. Quindi l'idea è o migliorare processi, interazioni che già ci sono, oppure abilitare qualcosa che attualmente non c'è proprio. E questa è l'ombra dell'informazione. Cioè tutti i nostri telefonini, le fotocamere, tutto ciò che in qualche modo è connesso a internet o può connettersi a internet, nel momento in cui registra dati della realtà, quindi le foto, registra un... adesso c'è una conferenza in streaming, quindi tutto quello che stiamo vedendo, dicendo, va su web, quindi è come se i nostri oggetti dotati di sensori, quindi per esempio anche le automobili e così via, si parla molto di smart city,
Quindi dotare per esempio anche la viabilità urbana di sensori in modo che sia in grado di fornirci informazioni sul traffico e così via. Quindi tutti questi oggetti e luoghi che hanno sensori, che elaborano informazioni, le spediscono trasformano in bit, le spediscono sul web e quindi in qualche modo stabiliscono un collegamento tra la realtà fisica fatta di atomi e una controparte fatta di bit. Sì, lui dice come Peter Pan che insomma che recupera la sua ombra. E quindi gli oggetti diventano. Sì, e tra l'altro sì, è un filosofo, io appunto ho una formazione umanistica, Spinoza è un filosofo che è sempre piaciuto. Eh sì, quindi noi abbiamo questo strato, no? Che è la realtà, uno strato di bit che però in qualche modo è mappato rispetto alla realtà e io potrei anche ricongiungere queste due parti e farci qualcosa. Un esempio è quello delle tutte le foto, vediamo la slide dopo, questo è un esempio delle foto caricate su Flickr. Siccome le foto si possono portare dietro anche dati di georeferenziazioni, sicuramente si portano dietro la data, la macchina che le scattate, quando voi le caricate su Flickr automaticamente vi compare il modello di macchinetta con cui l'avete scattata ed informazioni anche se avete dei formati più sofisticati, lo sapete meglio di me, anche dati proprio sulla foto, l'esposizione, eccetera. Così si possono portare dietro anche dati sui luoghi dove sono stati scattati, cioè la georeferenziazione. E quindi io potrei dalle foto su Flickr, come è stato fatto con questa applicazione, risalire a informazioni non solo sui luoghi dove sono state scattate, ma anche i luoghi di chi l'ha scattati, no? Cioè del fotografo che le ha fatte. E qui c'è un esempio con la Spagna, no? Vediamo tutte le città della Spagna dove sono i vari fotografi autori di queste foto. Questo è un esempio banale, però potrei costruirci qualcosa, così come le carte Google Maps o altro tipo, io le posso combinare, cioè ci posso far, diciamo, mettere sopra altre informazioni e le posso utilizzare per fare qualcosa di più rispetto a quello che c'era prima. E questa è una modalità, un'altra può essere anche più diretta, che è quella di utilizzare dei microchip, i cosiddetti RFID, che sono quelle cose che tante volte trovate nei vestiti o nei prodotti, negli articoli di profumeria, dentro hanno delle cose adesive, antitaccheggio. Sono sostanzialmente dei piccoli microchip che possono essere programmati, diciamo deprogrammati, cioè che possono contenere, ricevere informazioni, e questi sono degli esempi proprio domestici, no? Degli adesivi che in realtà contengono al loro interno questi piccoli, sono fatti tipo un'elica di rame schiacciata, e voi potete attaccarli a degli oggetti e potete dire che quando questo oggetto con questo adesivo viene letto da un lettore apposito, che è quello che vedete lì, questo scatena un evento di qualche tipo. Non so, mi fa vedere, mi parte un video su quell'oggetto, parte un'email, succede qualcosa, insomma. Ce n'era, qui mi sono dimenticato di portarla, ma c'è un'azienda, quella che fa i coniglietti, non so se lo conoscete, il Navastag, quel coniglietto che legge gli RSS delle notizie. È un periodo è andato, insomma, se ne parlava, ma è un coniglietto che via Wi-Fi si può connettere alla rete e vi può leggere, per esempio, gli RSS di un sito, di un giornale, vi può leggere le mail e così via. Questa stessa azienda ha fatto, che si chiama Violet, credo che però adesso sia stata assorbita da un'altra azienda, ha prodotto un kit di RFID fai da te. Quindi un esempio che a me mi era rimasto molto impresso è quello la scatoletta degli alimenti per i pesciolini, per il pesce rosso, attaccata
con questi, sono una specie di francobolli che contengono questi codici, questi tag RFID, che funzionano, RFID sta per appunto Radio Frequency Identification, quindi in radiofrequenza, se io passo la scatoletta del mangime del pesciolino sopra il lettore, per esempio mi dice l'ultima volta che ho dato da mangiare al pesce, così mi ricordo e non mi scordo. Questo ovviamente è un esempio abbastanza stupido e naif, però un altro, il bambino che torna da scuola posando le chiavi contengono un RFID, questo viene letto e parte un'email alla madre che sta al lavoro che gli dice che il figlio è tornato a casa. E poi da qui si possono immaginare tanti altri, il libro di fiabe che una volta diciamo passato vicino a un lettore legge il libro, cioè il libro comincia a essere viene letta la versione audio del libro e così via. Si chiama Violet l'azienda, Violet, se cercate su YouTube come si chiama il specchio, Mirror Violet, vi compare questo video che vi raccontavo. Allora, questo per rimanere ancora un po' sul filosofico, poi atterriamo su qualcosa di più concreto. Questa è una citazione di una studiosa italiana, Giuliana Bruno, che insegna ad Harvard studi Visual Studies, che dice che i luoghi sono come cera, appunto, l'idea del palinsesto, che possono essere scritti, cancellati, riscritti, cancellati tante volte. E lei stabilisce in questo suo libro, in altri che sono molto famosi, tra l'altro una sorta di collegamento tra arti visive, architettura, cinema, quindi arti, diciamo, l'architettura, la scultura, le arti visivi come il cinema, ma anche le performance artistiche e fenomeni anche recenti legati alla rete. Quindi l'idea è proprio questa. Che cosa ci facciamo? L'idea che io vi propongo con tutto questo discorso. Il concetto centrale è quello di resilienza, che è un concetto che è mutuato dalla biologia, si usa anche in psicologia, c'ha vari usi, si usa nella tecnologia dei materiali. Un materiale resiliente è un materiale che si deforma e poi ritorna allo stato originario senza diciamo deformarsi, ma si usa anche in biologia, nelle scienze naturali, in particolare nei sistemi complessi come le cellule, l'organismo umano, eccetera. Quello che vedete sullo sfondo sono cellule. La cellula è un sistema complesso resiliente, cioè che significa che è continuamente sottoposto a delle azioni che ne modificano l'equilibrio, ma è sempre in grado poi di reagire a queste diciamo sollecitazioni che vengono dall'esterno e di ripristinare l'equilibrio o originario, o comunque ripristinare un nuovo equilibrio. I sistemi complessi sono sistemi che stanno sempre sull'orlo del caos, cioè sono continuamente portati fuori da una condizione di equilibrio e continuamente ripristinano però questa condizione senza decadere. Questo che, non so, l'osmosi è un esempio di questo meccanismo e altri. Che significa? Che noi potremmo pensare anche i luoghi o le interazioni con i luoghi in questa chiave, cioè pensare che i nostri comportamenti inducano una delle modificazioni, delle perturbazioni, tra virgolette, più o meno positive nei luoghi, e che attraverso però dei meccanismi che in questo caso noi diciamo cerchiamo di abilitare in questi modi che dicevamo, mettiamo anche nelle condizioni il luogo di in qualche modo reagire, cioè di diventare, come dicevano quei due architetti di prima, come se la città diventa cosciente, consapevole, quindi è in grado di reagire per esempio all'inquinamento oppure al traffico, e quindi suggerirmi percorsi alternativi ai consumi energetici e quindi regolare i consumi in modo che non ci siano, in modo da ottimizzarli e così via.
ma possiamo pensarlo anche, e è l'idea forse che più si confà questo contesto, cioè il vostro, in chiave di design. Cioè, possiamo immaginare il design come un processo resiliente. Cioè, qualcuno dall'alto, il designer, progetta un sistema e lo progetta dall'alto, poi può testarlo con gli utenti, può coinvolgere più o meno le persone nel processo di design, però diciamo, rimane comunque l'atto che qualcuno fa dall'alto e stabilisce. E possiamo però immaginare che il modo in cui le persone poi usano questo oggetto, questo sistema creato dal designer, possa fornire un feedback che modifica il design stesso e ci aiuta per esempio a migliorarlo. Quindi c'è come un ciclo, un circolo virtuoso per cui io progetto qualcosa, questo qualcosa viene usato, l'uso mi fornisce delle indicazioni e il progettista o il sistema in qualche modo modifica il design stesso per adattarlo a queste esigenze e così via. Quindi in qualche modo il processo dall'alto viene bilanciato con quello dal basso. Ecco, anche nell'ambito delle scienze dell'informazione o dell'architettura dell'informazione, la resilienza può essere vista appunto come la capacità di un processo di design di adattarsi. Di adattarsi a che cosa? Di adattarsi alle diverse esigenze del pubblico, anche quelle che magari non ho inizialmente previsto, di adattarsi ai differenti obiettivi e di adattarsi anche ai differenti comportamenti. Io ho pensato un oggetto per un uso e magari però ne viene fuori anche un altro che non avevo pensato e potrei però inglobarlo nel mio processo. Quindi, così come in alcuni settori si parla sempre più di consumatori che sono sempre più attivi, no? Cosiddetti prosumer, così il marketing su questo ha costruito tante cose, però potremmo immaginare anche un design in cui non c'è più una separazione così netta tra il designer e l'utente, ma in qualche modo anche l'utente diventa co-designer quindi parte integrante del nostro processo di design. Questo perlomeno è la chiave che io volevo suggerire. Quindi, per esempio, la resilienza significa anche cominciare un'azione in un qualche punto del sistema e proseguirla in un'altra. Non so, comincio un'interazione o un acquisto dal telefono, poi lo continuo nel luogo fisico, nel punto vendita e così, e poi posso passare ancora a un altro dispositivo. Ritrovare o ripercorrere tragitti già compiuti, ad esempio la spesa tutti, non so, processi che faccio di routine e nei quali posso essere agevolato. Personalizzare il percorso e ottimizzare il tempo. L'anno scorso avevamo fatto un'esercitazione immaginando anche un turista che viene a visitare Urbino. Urbino è densissima di attrazioni storico-artistiche, benché piccola c'è da perdersi perché l'offerta è talmente tanta che un giorno o un'ora non mi basta. Mettiamo che io sono qui per lavoro, che ho a disposizione del tempo limitato, una pausa tra una riunione e un'altra, decido che voglio vedermi qualcosa di Urbino, magari meno particolare, meno noto, meno turisticamente meno famoso o più insolito, e vorrei qualcosa che mi guidasse, mi proponesse, mi dicesse che cosa posso fare con queste, in base a queste mie esigenze. Quindi ricevere consigli con relazioni su misura, un po' come siamo abituati sul web, l'esempio tipico è Amazon, compro, o meglio, consulto un libro e il sistema mi dice: guarda, se ti interessa questo libro, forse ti possono interessare anche questi. E questa correlazione viene effettuata tracciando la navigazione di molti utenti, no? Quindi in base a, incrociando questi dati, io riesco a fare questi suggerimenti.
potremmo creare qualcosa del genere anche nel mondo fisico, nei luoghi, a che potrebbe servirci? E questa è una delle cose a cui proveremo a rispondere. E, sì, questo è un esempio, no, di il, c'è un marciapiede, però la gente taglia e alla fine, a furia di tagliare per questo pratino, si crea un solco. È un esempio di comportamento che in qualche modo è deviante rispetto alla norma. Forse l'urbanista o chi ha progettato questo spazio potrebbe tenerne conto in qualche modo e ricavarne qualche indicazione, non so. E questo è un esempio legato al web di resilienza. È un progetto della BBC. Il sito della BBC impiega per catalogare e classificare tutte le proprie, il mare di informazioni che ha online, una serie di metadati, di vocabolari controllati. A un certo momento ci si è resi conto, cioè lo staff si è reso conto che non era in grado, o se non a costi proprio di persone da impiegare molto alte, non sarebbe stato in grado di mantenere aggiornati e di mantenere proprio questo sistema da solo. Allora si è cercato di coinvolgere il pubblico con una doppia finalità: una, appunto, il coinvolgimento, e due, fare in modo che il pubblico indirettamente contribuisse alla manutenzione e all'aggiornamento di questo sistema di metadati, di vocabolari. Quindi che si è fatto? Si è utilizzato il sistema dei tag, quelli che noi usiamo, no, su Facebook, Flickr, quindi si è dato la possibilità al pubblico di associare delle etichette, delle parole chiave, cioè i tag, alle varie risorse del sito. E poi si è creato una sorta di algoritmo che faceva in modo che i tag che superavano una certa soglia, una certa frequenza, venissero in qualche modo segnalati, e quindi attraverso anche poi un lavoro di selezione fatto a mano dai redattori, venissero inglobati nel vocabolario. Quindi è un esempio di design doppio, cioè c'è una fase di design dall'alto. I progettisti, la redazione, crea una serie di vocabolari, tenendo più o meno in conto quello che fa la gente, il pubblico, eccetera. A sua volta però la navigazione che il pubblico svolge, quello che il pubblico fa sul sito, viene riutilizzato per bilanciare questo design che è stato fatto dall'alto. E quindi si crea questo circolo virtuoso in questo caso, cioè un processo dall'alto che viene bilanciato con uno dal basso. Tecnicamente nelle scienze naturali si parla di feedback e feedback negativo. Cioè c'è un primo feedback che fa scattare un certo fenomeno, e c'è poi un feedback negativo che permette a quel fenomeno di interrompersi quando ha raggiunto un livello di equilibrio, per evitare che appunto ci sia un danno al sistema. Adesso non mi viene un esempio dalle scienze naturali, ma per esempio nell'attività delle cellule ci sono tantissimi esempi di questo tipo, che aiutano a mantenere per esempio livelli di concentrazione di certe sostanze in un giusto equilibrio. Quindi se questo si abbassa, scatta un processo che tende a far risalire questi valori. Una volta che i valori sono risaliti oltre una certa soglia, scatta un feedback negativo che permette di interrompere il processo, perché altrimenti andrei troppo oltre e farei dei danni. Altri esempi, ecco, arriviamo un po' più vicino nel tema nostro, come posso fondere, usare fisico e digitale per migliorare qualcosa. Allora, questo è un progetto che hanno fatto negli Stati Uniti, e hanno analizzato i check-in fatti con Foursquare nell'arco di una settimana. Usate Foursquare? L'anno scorso c'erano addirittura un sindaco di Foursquare dell'ISIA. C'è
Io devo dire, non sono un grande utilizzatore ancora, anche perché ho un cellulare vecchio e non, Foursquare non lo posso installare. Però, insomma, sono stati monitorati i check-in degli americani durante l'arco di una giornata e per tutta una settimana. Foursquare ha poi un cruscotto che permette di analizzare e di incrociare questi dati con una serie di variabili, perché sapere che a una certa ora la gente, non so, dalle zone residenziali periferiche va verso il centro di Manhattan, per esempio a New York, è abbastanza ovvio, no? Cioè si vede che questi check-in hanno un incremento dalla mattina presto, diciamo intorno alle 7, raggiungono il picco verso le 10, poi ridiscendono e così via. È abbastanza logico capire il perché, ma quello che è interessante è nel momento in cui si estrapolano i dati di questi check-in, cioè per esempio vedere di queste persone che fanno il check-in quanti sono uomini, quanti sono donne, quanto fanno il check-in in un certo locale piuttosto che in un altro, quanti di una certa zona vanno in quella palestra piuttosto che in un'altra. Questo mi permette di avere delle indicazioni molto più precise sul comportamento delle persone. Chiaramente i check-in possono essere anche, cioè qui sono stati analizzati in modo anonimo, cioè non sapevo nome e cognome, no? Avevo dei dati aggregati che però mi dicevano che, non so, tra tutti i locali di una certa area il preferito è un certo locale, oppure che tra le palestre più gettonate di una certa area ce n'è una. Ma potrei anche capire in più in generale la gente come si sposta per le strade, quali sono i flussi e così via. Quindi se io questi dati li elaboro nell'ottica che dicevamo prima, potrei estrapolare una serie di indicazioni sul comportamento effettivo delle persone e trarne delle conseguenze, per esempio per il sistema dei trasporti, per esempio per se devo decidere l'apertura di un nuovo supermercato, dove lo metto. In realtà vengono fatti degli studi anche molto sofisticati, però sono sempre studi a campione con delle interviste fatte, diciamo, sempre con questa logica dal basso verso l'alto. Non c'è mai un coinvolgimento diretto del pubblico. Io con questo sistema ho un coinvolgimento, diciamo, più diretto, cioè vedo effettivamente la gente quello che fa, anche perché quello che la gente dichiara di fare non è detto che poi corrisponda a quello che fa realmente. E quindi potrei immaginare un sistema altrettanto sofisticato che elabora questi dati e in qualche modo permette alla città, diciamo così, in senso lato, di reagire di conseguenza. E questo è il concetto di smart city, dovrebbe essere. Poi l'esempio successivo, questo hanno fatto a Bologna, tra l'altro dei colleghi Mimulus, ha utilizzato Foursquare per proporre delle visite guidate alla città di Bologna, ma scegliendo dei percorsi relativi alla Bologna insolita, meno conosciuta. Quindi anche molti bolognesi hanno partecipato, era tra l'altro un raduno di Foursquare, la manifestazione era stata concepita come una specie di caccia al tesoro, quindi per scoprire la tappa successiva dell'itinerario dovevo rispondere o risolvere dei quesiti. Però, diciamo, io ottengo delle guide alla città che sono in qualche modo fuse direttamente, possiamo dire, nella città, perché io arrivo, faccio il check-in e ricevo dei consigli, delle indicazioni su percorsi di visita alla Bologna meno battuta, meno conosciuta. E ancora, questo è stato fatto a Torino, cosa ha richiesto anche uno sforzo tecnologico abbastanza complesso. Tutta la città di Torino è stata collegata a un sistema in rete, per cui, un po' secondo la logica di Foursquare, avviando un'applicazione, io ottengo delle informazioni sul luogo in cui mi trovo. Quindi è una sorta di guida turistica incapsulata, diciamo, o perfettamente corrispondente alla città. Quindi mi trovo di fronte a un palazzo, oppure mi trovo anche in una zona particolare, non so, la zona romana, una delle poche rimaste, Torino,
apro questa applicazione e questa mi offre dei suggerimenti, dei contenuti, diciamo, cioè mi dà dei contenuti informativi, mi può fornire dei video, mi può dare indicazioni su degli itinerari, mi può fornire anche però indicazioni di tipo turistico, locali dove andare o servizi utili in quella zona e così via. Quindi qui c'è proprio uno strato digitale molto complesso anche che è stato mappato, come si dice, sulla città. Per cui ogni punto della città ha una sua controparte, un'ombra digitale che ci fornisce qualcosa in più su quel luogo. Questo è un progetto dell'MIT, Sensible City appunto, cioè le città che diventano in qualche modo consapevoli, e di progetti ne hanno fatti tantissimi. Anche qui è un italiano che dirige tra l'altro questo progetto di ricerca, Carlo Ratti, che è un torinese trapiantato negli Stati Uniti. E ce ne abbiamo molti, uno di questi era, qui forse non si vede, uno che hanno fatto a Copenaghen per vedere a Copenaghen usano moltissimo le biciclette, quindi installando dei GPS sulle biciclette è stato monitorato il percorso delle persone, proprio dei cittadini, e sui dati ricevuti sono stati fatti degli interventi, oppure sono stati creati addirittura in tempo reale dei sistemi per ottimizzare il percorso degli spostamenti, oppure per sincronizzare un progetto che un mio collega Andrea Resmini ha fatto in Svezia, a Göteborg, era utilizzare il tracciamento degli spostamenti delle persone con i vari mezzi di trasporto per cercare di creare un raccordo quanto più omogeneo possibile tra i vari sistemi. Siccome la gente per spostarsi a Göteborg in Svezia spesso deve usare più mezzi, magari fa un tratto in bicicletta, poi prende il traghetto, poi usa il bus, allora il problema era cercare di sincronizzare il più possibile questi mezzi e i cambi dall'uno all'altro, in modo da far perdere meno tempo possibile alle persone o fargli utilizzare quel tempo che necessariamente dovevano impiegare per aspettare per far qualcosa che potesse essere utile. E questo non è un progetto reale, è un'ipotesi che abbiamo fatto appunto con Andrea. Le immagini sono state elaborate da una vostra collega. L'idea è appunto quello di arricchire con questo criterio l'esperienza al supermercato. Quindi io arrivo, vengo riconosciuto e mi si propone per esempio la spesa tipica oppure l'ultima spesa che io ho fatto, e selezionando uno che è la prima vignetta. Poi arrivo a un vino e mi dà informazioni su quel vino, mi dà magari una scheda molto dettagliata, molto più di quello che potrei vedere dall'etichetta, ma potrei anche, questo è un vino della mia regione, potrei anche non essere un esperto di vini e quindi aver bisogno di una guida nella scelta del vino, e quindi questo sistema potrebbe anche permettermi di cercare un vino, non so, per abbinamento, per caratteristiche della persona con cui lo devo bere. Magari so che alla fidanzata o al fidanzato gli piacciono i vini con di certe caratteristiche, cerco un vino che abbia quelle caratteristiche e così via. Mi può dare dei suggerimenti di vini correlati. Quindi ti piace questo vino? Allora guarda, oggi c'è in promozione questo vino che forse non conosce, nuovo, di una piccola cantina, ma è molto simile a quelle che compri, provalo. Fino a prodotti correlati al vino, quindi la bistecca, il tartufo, eccetera. E così via, si può immaginare dell'altro. Quindi l'idea è i bit che vengono in fusi con i luoghi che permettono di migliorare la mia interazione. L'altro esempio che mi piace molto, che questo l'ho trovato in un libro di Umberto Eco, è quello del museo. Lui dice, in particolare riportando questa citazione di Valéry, quante volte nei musei, specialmente grandi musei,
ci si sente spaesato, cioè c'è talmente tanta roba, so, il Louvre, gli Uffizi, che uno spesso si sente, no, perso. Che faccio, che cosa vedo, che se non ho preventivato la mia visita, se non l'ho programmata in anticipo, forse mi vengo colto da questo senso di horror vacui che aveva anche Valerino. E allora che potremmo fare? Beh, potremmo immaginare la stessa cosa del supermercato, cioè un sistema che mi possa guidare all'interno del museo, guidare anche in base ai miei gusti. Se per esempio ho dei bambini con me, potrei anche fare un'esperienza di visita diversa, no? I bambini vengono con qualcuno guidati a fare un'esperienza di visita in museo, che può essere a misura di bambino, e per l'adulto si fa qualcos'altro. Poi l'adulto ci potrebbe essere quello che è più quello esperto e quello che dell'arte gli interessa relativamente, quindi devo cercare di non annoiarlo troppo nella visita e così via. Ecco, questo qui praticamente finisce la mia, o quasi, la presentazione. Questo ha riportato questa frase di un centro di ricerca americano piuttosto famoso, l'Institute for the Future, che dice che cyberspace, che il web, la rete, non è un luogo dove si può andare, ma piuttosto è uno strato fortemente integrato nella realtà che ci circonda. E questo è il messaggio, direi, in estrema sintesi, dopo tutto questo, insomma, chiacchierata che vorrei dare. Cioè, la rete e il web come qualcosa che posso integrare negli oggetti per fornire un'esperienza, diciamo, diversa, migliore, peggiore, più divertente, più o meno ludica di quei luoghi stessi. L'idea, questo poi è un altro video di un progetto che vediamo, quindi l'idea per chiudere, spero che sia chiaro, della campana è questa, no? Cioè, come nella campana si getta il sasso, si fa un percorso, così l'idea è quella di tracciare questi percorsi e poterli ripercorrere, quindi in qualche modo salvarli, renderli accessibili e utilizzarli per farci qualcosa. Cioè, una volta che io ho queste informazioni, che ci posso fare? Come posso utilizzarle per creare delle esperienze che altrimenti non potrei fare, oppure per modificare un'esperienza che già esiste? Chiaramente questo, come dicevo all'inizio, porta con sé anche tutta una serie di problemi di privacy, di riservatezza e così via, che non sono banali, e quindi questo è anche una parte del problema, perché poi dipende sempre queste informazioni, chi le gestisce, a chi vanno in mano, con quali, diciamo, quanto di livello personale c'è in queste, diciamo, quanto di sensibili c'è in queste informazioni, che potrebbero essere anche anonime. Però ecco, questo qui è un altro video, quello Urban Flow Helsinki, che è un progetto che hanno fatto appunto ad Helsinki. Se vedete anche dallo screenshot, ricorda molto la mappa della copertina che vedevamo all'inizio, con questi balloon, questi palloncini che emergono, che però qui in questo caso, oltre a indicare i nomi dei luoghi, portano con sé una serie di informazioni, non so, livello di emissioni di CO2, temperatura, direzioni dei bus, eccetera. E possiamo vederci il video allora, che è a parte. The very fabric of the city is changing. Computers and technology are disappearing, and digital services are increasingly ubiquitous throughout the city and society as a whole. Displays and interactive services will soon be everywhere, and the way we experience our environment will fundamentally change, and perhaps already has.
Imagine a world where city services integrate seamlessly between the web, mobile devices, apps, and urban screens, no matter where you are or intend to be. Our research has shown that the first people to use these kinds of services are usually visitors and tourists. We want to design and build a service which helps them to first plan ahead from the comfort of their homes and then access it everywhere. The first point of interaction is the map. Tailored for the city and situated use, it has a range of layers built on top of it. The starting point is powerful search and transit planning to enable people to first find and then get to where they want to go. An urban screen knows where it is and enables contextual, hyperlocal services which benefit both the visitor and the local economy. Another layer on the screens is ambient data. Making this invisible information and data visible and attractive has a long-term positive impact on the local community, as it makes people more aware of the immediate environment and their effects on it. Viewing and comparing data visualizations, such as local versus general energy consumption, air quality, parking and cycling information, and municipal works, is easy and effortless. This goes both ways. The citizens are enabled not only to access data, but also to contribute their knowledge and experience of the city by reporting issues such as potholes, broken streetlights, or dangerous crossings. This gives residents a greater stake in their own community and increases municipal efficiency. The physical, situated context is really what makes the screen special. All of a sudden, we're all superheroes, seeing around corners and peeking to the other side of the city in real time. The screens are a completely new, interactive medium which gives a whole new meaning to things like wayfinding. Instead of looking up a map, you can literally search and query the city itself. The real magic happens when we blend physical and digital. For example, to help a visitor print out their route in pocket size, which can also act as a temporary mass transit card. How does this benefit the city then? First, the city itself becomes more transparent and reactive to its citizens' needs. It becomes easier to navigate for visitors and more serendipitous for locals. A big picture of the system and its usage gives the city officials and authorities a completely new way to view and connect with the city, its visitors, and residents. A city that is more transparent and connected to its people works better and, what's more, feels better. The existing screens are already connected objects themselves. And as 2012 and the World Design Capital Year are closing in, we want to inspire and reimagine the system. The ideas shown here are grounded firmly in realistic possibilities and current technology. It's all here, and probably sooner than we expect. It'll happen somewhere. Let's make it happen here. Molte cose già le facciamo col nostro telefonino, con Google Maps, queste cose qui, però qui c'è di più, cioè l'idea è costruire, come avete visto nella didascalia, un vero e proprio sistema operativo della città, quindi l'idea è di qualcosa che faccia da collante tra tutte le informazioni, i sistemi che la città utilizza, perché uno dei problemi che abbiamo è che anche quando ormai molti ambiti c'è un uso anche spinto del digitale, ogni sistema va per conto suo, c'è una situazione cosiddetta silos. Quindi l'idea è mettere in comunicazione questi sistemi, quindi il consumo della rete energetica, la rete dei trasporti e così via, mettere tutto, connettere tutto insieme, quindi avere qualcosa che fa appunto da sistema operativo, come il nostro computer, c'è il sistema operativo che poi fa funzionare tutte le altre applicazioni, così
questo progetto c'è un sistema operativo, uno strato che fa dialogare, mette in relazione fra loro tutti questi sistemi. Quindi se volessi usare una parola per sintetizzare, questo è proprio quello del connettere, correlare. Quindi uso il digitale o questo che abbiamo visto per mettere in relazione fra loro informazioni anche già in digitale che però altrimenti sarebbero scollegate. E il secondo aspetto è quello che dicevo della resilienza, cioè monitorare, registrare il comportamento delle persone o il comportamento anche degli oggetti, le auto, cioè quello che avviene in questo luogo per migliorare il design del luogo stesso, o quantomeno rendere questo luogo, tra virgolette, no, senso lato, cosciente, incapace di reagire. Ho dei dati, li elaboro e sulla base di quelli cerco di progettare delle reazioni che possano in qualche maniera controbilanciare o che allo stesso apprendere da quello che succede. Cioè da quello che la gente fa, come si comporta o quello che succede anche indipendentemente dalle persone viene utilizzato per apprendere qualcosa che poi permette di migliorare il design stesso. Quindi ecco, resilienza, diciamo, correlazione e capacità di apprendimento in senso lato dei luoghi. Su questa base l'idea era proporvi questo lavoro. Ah, c'erano anche, se saltiamo, questo possiamo saltare anche le altre slide. Io andrei alla fine dove c'è un quadro di Klee, anche quella prima. Ecco, questo è l'invito, cioè prima ancora di... Io non vi ho posto un problema, vi chiedo a voi di formularlo, vi chiediamo, io, cioè, l'idea che è nata insieme, e in particolare relativamente a un contesto e a un momento specifico, che è quello della serata. Che tipo di problema ho con le mie serate o con certi tipi di serate e come potrei utilizzare tutto questo per provare a risolverlo. Però, come ho scritto, il problem setting viene prima. Cioè prima devo pormi la domanda giusta, qual è la domanda e qual è il problema, e poi provare a risolverlo. Normalmente io penso, dico sempre che trovare la domanda giusta è la cosa più difficile, perché poi trovare la soluzione può essere relativamente, perché il problema è che se io mi faccio la domanda sbagliata, magari rispondo, però ho risposto alla domanda, cioè alla domanda non pertinente, no? E ci metto sempre quel quadro di Klee che vedevamo dopo, che mi piace molto. Tra l'altro ho avuto modo di vederlo dal vivo a Torino, a una mostra, la Galleria d'Arte Moderna. È un acquarello di piccolissimo formato. È un quadro molto famoso, ma che uno vede in genere sempre più grande nei libri. Qui proprio i colori, immagine scaricata da internet, non rendono assolutamente l'esperienza reale. Però mi è sempre piaciuto in questo paesaggio onirico che si vede questo uccellino a testa in giù, che secondo me è una specie di punto di domanda. E ecco, cioè, che cosa ci domanda questo... Chiaramente qui sta a indicare per Klee che non si tratta di un paesaggio reale, no? È qualcosa che sta tra realtà, e Klee è un pittore... in parte ancora figurativo, ma che in parte è astratto, tra l'altro ha insegnato alla Bauhaus, quindi è un artista che a me piace molto, e mi piace molto questo quadro. Quindi l'invito è porvi un problema, o pensare a dei problemi che voi avete avuto, incontrato, problemi in senso generale, cioè per problema intendo un tema, una questione, un tema, un concetto, qualcosa che vi sta a cuore, e come poter sfruttare in un modo o nell'altro tutto questo discorso che abbiamo detto di questo mix, cocktail fisico, atomi e bit per affrontare questa questione, questo tema. Tra l'altro avevamo
dato anche una, io però non me lo ricordo, c'è la, sì, la traccia. Ah, ok. Ve la rimetto adesso, la riapro. Va? Non va. Abbiate pazienza. Oh, intanto che aspettiamo, però c'è spazio. Chiaramente io, appunto, nel discorso del problem setting ci trovano posto anche domande da parte vostra, obiezioni, insomma anche critiche a quello che abbiamo visto, anche a quello che io vi ho proposto. Siate molto diretti e aggressivi anche. Parlando di resilienza, potrebbe essere un diciamo un aiuto per combattere l'information overload o il paradosso della scelta, insomma, che colpisce tutti nella vita quotidiana, diciamo. Oh, sì, direi proprio di sì, nel senso che nella resilienza significa in qualche modo anche, potremmo, per usare un sinonimo, adattabilità. Quindi io potrei far vedere solo quello che veramente occorre a me in quel momento, a un certo tipo di persona in quel momento, e diciamo nascondere o portare in secondo piano tutto quello che in quel momento non è utile. Ad esempio anche nel supermercato, ti faccio vedere o ti porto a quella parte dello scaffale che ti può interessare, è inutile che ti faccio vedere tutto se... No, oppure poi, se vuoi, puoi anche vedere tutto. Quindi sì, sì, certamente, anzi direi che è, ecco, un concetto cruciale. Ho parlato un'ora e non l'ho detto, l'hai detto molto meglio di me. Non mi copia e incolla e... Ok, adesso... Sì, noi l'abbiamo chiamato Smart Nights, ma... anche per giocare con questo aggettivo smart che è anche abusato appunto oggi. Sì, smart things, ironico, di smart cities si parla ormai, non c'è una conferenza dove non se ne parli ormai, però ancora bisogna, credo che molti debbano capire che cosa è, compresi certi sindaci, pubblici amministratori, insomma. È bello, fa molto figo, parliamone, però poi viene fuori che magari la smart cities è semplicemente una città dove c'è la connettività aperta a tutti, ecco, quella è la smart city, secondo me è un po' riduttivo come... Però ecco, nel bene e nel male, anche con una certa ironia, quindi la chiave può essere anche appunto quella dell'ironia e del costruire, decostruire o criticare certi eccessi. Anche perché voglio vedervi fare un fotoromanzo non ironico, penso che sia quasi più difficile. Ok, altre domande... Obiezioni. Ho un paio di domande riguardo quello che abbiamo visto. Per quanto riguarda l'accesso a questi dati tramite smartphone, tramite tablet o qualsiasi voglia dispositivo, intanto che giri nella città, bisogna avere comunque una connessione internet. Il miglioramento dell'infrastruttura per internet, diciamo wifi libero, internet gratuito, potrebbe portare avanti questo discorso delle smart cities in maniera più veloce, più rapido, insomma, più efficiente. E poi un'altra domanda è, essendo basato principalmente in via digitale questo discorso delle smart cities, avendo dispositivi a portata di mano come telefoni, eccetera, eccetera, nel caso un sistema del genere dovesse, diciamo, fallire momentaneamente, nel senso non funzionare per un breve periodo, sarebbe il caso di non puntare solamente sul digitale e affidarsi
in parallelo a un sistema cartellonistico cartaceo per la visualizzazione di informazioni, o lasciarlo completamente da parte e sperare che il sistema non cresci mai praticamente. Sì, la prima, sicuramente la rete, l'accesso alla rete chiaramente diventa un prerequisito fondamentale, un po' come c'è adesso la rete elettrica, se viene meno l'elettricità credo che vadano in tilt tante cose. Però allo stesso tempo ci tengo a non calcare troppo la mano per il concetto di smart city, sì, sicuramente, però adesso non mi vengono esempi, però quello che mi interessa di più personalmente, perlomeno, è l'idea che c'è dietro. Quale sia la tecnologia poi che mi permetta di realizzarla, anche rimanendo nell'ambito analogico, certo non posso spingermi forse oltre certi aspetti, però comunque posso fare, quindi l'enfasi non è tanto sulla tecnologia ma sull'abilitare in qualche modo, no, queste relazioni, questa complessità. È chiaro che i bit permettono molto di più, in modo molto più veloce. E, l'altra domanda, lo stesso, è chiaro, quello che dicevo prima, l'idea è che l'accesso alla rete, wifi dappertutto, in tutti i luoghi, sia un prerequisito, un dato di fatto, perché altrimenti diventa molto più complesso. E, se questo sistema va in tilt, beh, appunto, come è successo quando era in alcuni paesi, che l'energia elettrica a un certo momento è anche da noi, no? Ci sono stati paesi che a un certo momento non hanno più avuto l'elettricità, è chiaro che è un problema. Quindi per quanto possibile, certo, non escludere anche vie alternative, secondo me si può fare. Certe cose si potrebbero fare anche, io l'ho viste, adesso non mi viene un esempio, so quello che dicevo anche dal supermercato, entro certi limiti lo potrei fare anche con una cartellonistica analogica. Ho visto degli esempi anche carini di, non so, biblioteche con le guide colorate per terra o sul soffitto, con le luci. È chiaro che digitale permette di più, perché io posso personalizzare per ognuno il percorso è senza dover diciamo intervenire su fisicamente sulle strutture, quindi anche più economico. Però starei sì attento agli eccessi qui, e quindi sono d'accordo anche con quello che dici tu. Immaginarsi una, per il lavoro, una situazione smart, ma in cui è crollata l'energia elettrica e la gente agisce nei vari modi, potrebbe essere interessante. Costruisce giganti. In attesa che magari vengano altre domande, avevamo immaginato queste due chiavi, no? Appunto, ripensare un'esperienza, quindi la serata, in chiave appunto arricchita, aumentata, oppure, chiaramente le due cose sono anche legate, non si escludono, oppure immaginare che cosa potrei fare se le storie, le interazioni delle persone con quel luogo o quello che succede in quel luogo, quindi se tutto ciò di cui quel luogo è teatro, potessero essere tracciate, salvate a futura memoria e essere in qualche modo ripescate anche in un secondo momento a posteriori per fare qualcosa. Quindi per esempio quello che io ho vissuto quella serata, come si attaccasse a quel luogo e potesse essere rivissuto. Una delle slide che ho saltato, ma senza che la riprendiamo, era un'applicazione appunto di realtà aumentata che vi permette di inquadrare dei luoghi di una città e vedere,
scene di film famosi che sono state girate in quella, in quel luogo. Quindi io inquadro col cellulare una porzione di strada, un monumento, un palazzo, e scatta il trailer, diciamo, di una scena girata lì. Oppure anche altri esempi del genere, per esempio l'hanno fatto del Museum of London, fatto un'applicazione che permette di fare una specie di, come il time machine di Mac, vedere all'indietro tutte le versioni precedenti di quel luogo, non so, piazza Piccadilly Circus, com'era dopo il bombardamento della seconda guerra, com'era nel... Chiaramente le date sono quelle documentate, in qualche modo tutta la documentazione, foto, video, quello che il museo ha, viene appunto anche qui sovrapposto al luogo, e io posso in qualche modo viaggiare all'indietro, forse magari anche in avanti, perché potrei avere dei romanzi di fantascienza che hanno, o dei film tipo Minority Report, che hanno immaginato anche città del futuro, e vedere come quel luogo è stato reimmaginato nell'opera di un regista, di uno scrittore, e così via. Ascoltare, penso sempre alla Juela, ascoltare brani famosi di opere che sono legati a un particolare luogo, letti dall'autore, se c'era o c'è, oppure da qualcun altro. Non so, la Firenze della Divina Commedia, vedere alcuni luoghi e vedere i versi contestualizzati alla... Alcuni esempi. E quello che dovete produrre è appunto uno storyboard sotto forma di fotoromanzo che racconti questa vostra idea. Sì, quello che, ecco, adesso possiamo fare, a parte ci abbiamo, sono andato abbastanza veloce, ci abbiamo anche altro spazio per domande o, ripeto, altre cose, e poi magari cominciate e poi anche ci riconfrontiamo delle ipotesi di lavoro che avete cominciato ad abbozzare. Magari una domanda un po' discutibile. Ritengo che ci siano certi aspetti interessanti di queste possibilità, però dall'altro mi chiedo anche quanto poi questa tracciabilità e questa geolocalizzazione, che ha dei lati positivi sicuramente, però non solo, e quindi un po' mi chiedo anche ma quanto poi è maggiore l'effetto positivo che possiamo trarre da questo tipo di avanzamento tecnologico rispetto invece a una serie di limiti, anche etici se vogliamo, alla libertà individuale, perché comunque anche l'idea di avere, è interessantissimo l'idea di pensare a una città come un sistema che si evolve, si mette in discussione, però questo vuol dire anche avere sempre di più un forte organismo di controllo centrale a cui tutti comunque siamo costretti a doverci mettere in relazione con questo organismo e a farne parte sempre di più. Sì, cioè, nel senso, penso che poi in realtà ci sia anche un altro modo di affrontare, cioè non è detto che per forza debba finire in questo modo. Sicuramente ci sono anche modi per utilizzarlo in senso opposto, quindi a favore della libertà e del parlarsi. Molti social anche sono stati utili anche in occasioni di non solo di controllo, ma anche di rivolte o di lotte per dei diritti. Però ecco, sì, mi chiedevo un po' anche cosa ne pensa lei che ha a che fare con queste cose, ci lavora. È chiaro, l'aspetto etico è fondamentale, dico due, cioè è molto delicato. Per esempio, faccio un altro esempio, la cartella, come si dice, cartella medica elettronica, che tra l'altro adesso a disposizione dell'Unione Europea ci si arriverà,
Però chi le va a leggere quelle informazioni? Perché se le legge qualcuno che, no, l'esempio che si fa sempre, le legge l'assicurazione che poi non mi fa l'assicurazione perché io ho, non so, sono soggetto a certe patologie, quindi non mi assicureranno mai. È chiaro che questo equilibrio è molto sottile, però l'etica è comunque sempre da sempre connessa all'informazione. Cioè questo problema non è solo di oggi, oggi forse è in scala più, tecnologia più potente lo pone in modo ancora più forte, però è anche, insomma, da Orwell ancora prima, no? Sono tanti scrittori, opere che si sono posti questo problema, quindi credo, per rispondere, che sia relativamente indipendente dalla tecnologia, cioè è legato proprio alla gestione dell'informazione in genere. Quindi c'è sempre un uso di qualunque tipo di informazione che si può fare che è distorto. Quindi è chiaro che bisognerebbe avere una... Non lo so come si può risolvere il problema, forse non a monte ma a valle, cioè che le persone stesse siano in qualche modo controllori oltre che controllati, no? Piuttosto che qualche ente garante che poi per qualche motivo non è garante perché ha dei suoi interessi. Come dicevi tu, c'è Twitter, i social network usati per le rivolte che abbiamo visto in Medio Oriente, e però gli stessi utilizzati in America, che poi no, spesso viene citato come esempio di democrazia, per fare un monitoraggio estremamente, cioè qui non monitoraggio, proprio per spiare le persone. E quindi appunto c'è sempre una doppia faccia. E poi però io la risposta onestamente non ce l'ho, il problema c'è sicuramente, cioè il problema dell'etica è proprio prima ancora di tutto questo discorso. Però vado anche indietro, oggi noi non siamo già tracciati praticamente 24 ore su 24, perché appunto se uso il bancomat, il telefonino anche se spento è tracciabile. Ora, mi viene detto che quelle informazioni, a meno che io non commetto un delitto, faccio qualcosa, sono accessibili solo alla polizia, però così ci dicono, non lo sappiamo poi effettivamente, no? Quindi in realtà noi siamo già ampiamente tracciabili. Quello che la mia idea è utilizzare queste informazioni che abbiamo per qualcosa di buono e farlo con le migliori garanzie, per esempio che la tracciabilità sia anonima finché è possibile. Cioè io per esempio, per riprendere l'esempio del traffico, so quante persone si spostano in un certo momento da A, ma non so nominalmente chi sono uno per uno, nome e cognome. So che in quel locale ci va la maggior parte degli studenti dell'ISIA, la sera dopo lezione va in un preferisce un certo locale. Però non so poi chi sono effettivamente nome e cognome quegli studenti. Questo potrebbe essere un modo. Chiaramente il limite è sottile e la risposta onestamente non ce l'ho. E c'è anche il rischio del... Sì, il rischio c'è del... ecco perché non insisto troppo sulla tecnologia quanto sull'idea che ci può essere. Comunque è una critica che quando si parla di queste cose viene sempre fuori, e quando per esempio faccio l'esempio del supermercato molti mi dicono: ma tu vuoi imprigionare la gente, la vuoi... sì, in un certo senso c'è questo limite. No, ma mi rendo conto che questo problema c'è, appunto, è molto molto pesante. Appunto, l'informazione etica vanno sempre insieme. Ma già per esempio da come io progetto la navigazione di un sito, se io la progetto al servizio delle persone è un conto, se io la faccio in modo che le persone non vedano certe cose, ne vedano più altre, io già ho fatto un atto poco etico già da da designer. Penso a, vabbè, siamo ancora in streaming, non lo so,
diciamo, un'azienda di trasporti italiani che fino a poco tempo fa mi suggeriva le combinazioni più costose, oppure che adesso mi per default ogni volta che vado a cercare l'orario per spostarmi mi dice che quella combinazione non esiste perché è impostato una tab che mi seleziona invece che i treni generici le frecce, e non ha senso perché siccome da Perugia, ahimè, e nemmeno a Urbino le frecce non ci sono, perché mi selezioni? Ma lì non c'è nemmeno un problema di etica, secondo me c'è proprio un problema di usabilità, di buon senso, no? Però è chiaro che questo c'è. Oppure i libri, qui non cito nessuna azienda, libri per le scuole che ogni anno vengono rifatte l'edizione spostando anche di poco le pagine, aggiungendo magari solo una riga, perché almeno io sono costretto a ricomprare il libro l'anno dopo, no? Allora qui veramente il digitale taglierebbe la testa al toro, perché c'è un'edizione elettronica, io posso aggiornare come voglio, cioè gli aggiornamenti li metto là. Chiaramente questo è un problema per chi fa informazioni o contenuti in modo non etico, e quindi, perché nessuno dice che la casa editrice non deve guadagnare, devi guadagnare ma in modo appunto etico, no? Quindi poi si potrebbe continuare con tanti altri. Penso che qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, anche questo microfono, sia sottoposto a questa questione. C'è il famoso coltello che puoi usarlo per affettare il pane o per uccidere una persona. Insomma, la questione è con qualsiasi cosa lo puoi applicare. Cioè non è che vale solamente per la tracciabilità e per tutto quanto, insomma. Anche questa scuola. Certo, no, ma infatti siamo qui apposta. Dicevo, indubbiamente, questa scuola stessa può essere usata e costruita in modo etico oppure no, ad esempio. Indubbiamente certe tecnologie però è ovvio che possono fare anche, cioè valido per tutto, però è anche vero che chiaramente una tecnologia più potente, più raffinata, permette di farlo, forse. E certo, non so, infatti, sei d'accordo. Sì, sì, assolutamente. Anche l'etichetta dell'acqua, per dire, mi può dire esattamente le percentuali di quello che c'è dentro, oppure me le dice, ma non me le fa leggere, me le mette piccole, però è chiaro che per quello di cui parlavamo noi diventa più... Chiaro, più è potente, più forte il meccanismo, più coinvolge persone, più arriva negli interstizi, più è pericoloso potenzialmente. E così, chiaro che un'etichetta può essere relativamente pericolosa, ma sì. Comunque può essere anche quello pericoloso. No, per esempio viene in mente un'altra cosa, poi quello del discorso degli open data, no? Cioè mettere a disposizione dati che poi possono essere riutilizzati, su cui posso costruire sopra applicazioni. E questo potrebbe essere un uso positivo, perché io ti do qualcosa e poi tu ne puoi fare molte cose, però fatto sta che questi open data in Italia faticano tanto a decollare, perché evidentemente qualcuno certi tipi di informazioni non li vuole per niente condividere, tanto più pensare che qualcuno ci costruisca sopra delle applicazioni, perché lì appunto il far diventare visibile qualcosa può essere fastidioso per qualcuno, e allora preferisco nasconderli. Quindi ecco che la visibilità può avere anche un effetto bilanciamento, controbilanciamento di certi, mentre un altro tipo di visibilità potrebbe diventare pericoloso. È molto spinosa la questione. Prego. Io volevo chiederle un'opinione fondamentalmente personale. Quanto secondo lei la società è pronta ad accettare tutto quello che abbiamo visto oggi? Mi riferisco anche semplicemente alle tempistiche, cioè se stiamo parlando di un'avanguardia, se stiamo parlando di qualcosa che nel mondo
con i processi tecnologici sempre più veloci che stiamo vivendo sulla nostra pelle, effettivamente potrebbe essere pronto nel giro di 10 anni, o se magari dovremo comunque aspettare che alcune cose della società o alcune generazioni cambino? Anche una domanda difficile. Ci provo a rispondere. Sì, più che di tempi oggettivi, penso, ne parlavamo a pranzo con Luciano, a un fatto culturale, cioè proprio di mentalità più o meno apertura, in cui rientra anche il discorso che facevamo prima, cioè quanto sono disposto alla trasparenza, quanto no, quanto sono spaventato dal... Ci sono, non so, nel campo stesso dell'editoria, penso soprattutto alla stampa quotidiana, molte resistenze ci sono state al digitale, perché visto come una minaccia, non come un'opportunità. In realtà può essere anche un'opportunità, il problema è appunto, e qui si entra più che una questione di tempi oggettivi, credo che ci sia una questione proprio culturale, di modelli culturali, e sì, non lo so quanto siamo, cioè quello che potrebbe, forse in un primo momento potrebbe portare a un po' di scompiglio questa cosa. E dall'altra c'è anche però un fattore sicuramente biologico, perché il nostro cervello evolve, noi stessi evolviamo insomma, come si dice, noi modelliamo il mondo, facciamo invenzioni, poi però queste stesse invenzioni a loro volta modificano noi, ci modellano. E, fatto però con dei tempi diciamo diversi, il cervello si modifica molto più lentamente. Per me viene in mente l'esempio che si fa sempre del multitasking. Io credo di essere monotasking, cioè il multitasking, se lo faccio mi arrivo già dopo mezza giornata che ho l'ansia, mi sento stanchissimo. Si dice che alcuni giovani non credo molto, no, più che non crederci io, è dimostrato dagli studi che i nativi digitali è un mito, non è vero. Cioè, ci sono persone native digitali molto tecnologizzate, diciamo, e altre molto meno. Quindi, però probabilmente delle persone giovani che nascono e sono abituate fin da, non so, piccole a farlo, forse veramente un domani il nostro cervello potrebbe diventare multitasking. Ad oggi gli studi dicono che cioè il fuoco dell'attenzione è unico, quindi in realtà noi non siamo multitasking, facciamo più cose rapidamente in sequenza passando dall'una all'altra, no? Non è un vero e proprio multitasking, cioè è un andare in parallelo. A me questa cosa mi stressa dopo un po', però può darsi che qualcuno di voi invece si trovi bene in questo, quindi non mi sentirei di dire no, guarda, è sbagliato, fa male. Chi si trova bene a fare questa? No, così per capire. A lavorare multitasking, a fare tante cose. Twitto, oppure ho la pagina di Facebook aperta, nel contempo sto scrivendo qualcosa, o facendo l'esercizio e contemporaneamente magari c'è la televisione accesa o... Pure, insomma, soprattutto al computer se ne parla, no? Cioè faccio più attività in contemporanea, però in realtà è dimostrato dagli studi che il nostro cervello è monotasking ancora oggi, quindi il multitasking è, diciamo, è in senso lato multitasking, e che a molti questo provoca stress. Però può darsi che domani si modificherà anche il nostro cervello, forse si adatterà a questa situazione, non so. Quindi anche qui ci sono due piani, uno quello proprio strettamente biologico e uno anche quello culturale. Dal punto di vista biologico credo, come diceva il tuo collega, che potrebbe anche migliorare per certi aspetti. Dal punto di vista culturale dipende quanto siamo anche qui pronti e disposti a prenderci tutta la torta che porta con sé vari pro contro, a seconda anche delle persone, cioè per organismi di controllo,
potrebbe essere un contro questo, perché perdo del controllo. Per altri potrebbe diventare uno strumento invece di controllo più forte. E ritorniamo al discorso di prima. Non so se ti ho risposto, sono andato sul... Dì. Italiana attuale. Sì, e io lo distinguerei non per non rispondere, ma distinguerei rispetto a diversi tipi di pubblico, a diverse aree della società, appunto, perché per alcuni è una minaccia sicuramente, per certo potere politico, per certi poteri forti potrebbe essere sicuramente un pericolo, perché significa apertura, significa appunto flessibilità, e questo non... Per il cittadino comune, non so, forse se debitamente introdotta, non so, spiegare, non credo che siano così, che siamo così lontani, è più un fatto di, non lo so, ecco, sul... Io volevo più o meno fare una riflessione e domandare se tutto questo utilizzo dello smart tecnologico, appunto digitale, come può essere la realtà aumentata, possa da una parte sì portare dei vantaggi effettivi, o però portare anche degli svantaggi. Cioè, porto l'esempio opposto. A differenza di una smart city, lo shared space che è stato operato in Danimarca, se non mi sbaglio, in Olanda. Cioè un centro cittadino da cui sono state tolte tutte le informazioni sul traffico stradale, e le persone se le sono create da sole le informazioni. Cioè, quindi se è preferibile andare verso dare tante cose all'utente, quindi trattarlo come... Cioè, allora, lo shared space si basa sulla filosofia: se tratti una persona da stupido, sarà stupido. Quindi dare tante informazioni a una persona significa credere che non le abbia. Cioè, quanto è, insomma, dove poter trovare un equilibrio fra dare appunto tante informazioni e oppure far sì che la persona, insomma, ci pensi da solo, perché altrimenti ci imbecilliamo tutti. In realtà io sono d'accordo, nel senso che l'idea è appunto dare più potere alle persone, e cioè un'idea, andare verso un'idea di design in cui le persone sono co-designer, quindi si progettano in qualche modo da sole, come l'esempio che tu facevi, la segnaletica me la creo io su misura, e meno un'idea di design che viene imposto dall'alto in modo, come si dice, mainstream, cioè uguale per tutti e fisso. Quindi in realtà quel concetto che citavo di resilienza va proprio in questa direzione, che ci può essere adesso senza... andare né un eccesso in una misura né nell'altra, pensare a un design comunque che viene proposto, cioè c'è un organismo che deve comunque proporre, fare, ma in cui il pubblico diventa parte integrante del processo e se ne tiene conto, cioè viene inglobato nel processo stesso. Quindi, per dire, se tutti prendono la scorciatoia, forse devo pensare che quella era la via migliore. Il marciapiede cerco di farlo diversamente, in base all'idea di prima. Chiaramente questo comporta un cambiamento appunto anche di mentalità da entrambe le parti. Il concetto di co-design è molto sviluppato nei paesi del nord, l'area soprattutto scandinava, centro e nord Europa.
Quindi, infatti, non è un caso quel progetto lì è stato fatto a Helsinki. Quindi lì già c'è, anche negli artefatti più comuni. Viene in mente un po' il luogo comune anche l'IKEA, non so, che ha un po' questa idea del... quindi è più sviluppata, è facile anche, forse più facile portarlo anche in altri ambiti, cioè dal design industriale fino al design in senso più ampio. Da noi probabilmente è meno sviluppato, Italia forse anche scendendo, non so. Sì. Come metodologicamente? Mentre lavorate vengono fuori altre domande, io insomma ci sono, ne parliamo. Comunque, diciamo così che in sostanza adesso abbiamo anticipato le domande, possiamo dedicare del tempo a portare, a impostare il problema per questa sera e per domani. E i gruppi del secondo anno, vi do i gruppi del secondo anno, poi gli altri, quelli che non sono del secondo anno, si possono aggregare liberamente attorno ai nuclei. Allora, e lavorate a gruppettini, possiamo fare per una mezz'ora, e poi ognuno dice un po' le riflessioni che sono venute fuori, ne discutiamo un attimo e poi potete partire per...